Adesso festeggiamo i 75 anni di un uomo che amiamo moltissimo, ma non è un uomo, è l'eterno ragazzo di Monghidoro. Lui stesso, fra l'altro, ha detto che il suo pezzo preferito è proprio C'era un ragazzo, lui. Ciao! Quante canzoni hai cantato nella vita? Circa 500. Uno fa così. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo. Tu, Gianni, sei nato in un paesino nelle montagne dell'Emilia, no? Dell'Appennino tosco-emiliano. Monghidoro. E nei primi anni facevi il calzolaio. Facevi il calzolaio, eh? Così ho fatto la quinta elementare, poi ho cominciato subito a lavorare. Cantava Help. Pensi che io me l'immaginavo un pochino più altino, cioè un po' più robustino, un po' più drittino, ecco. Cantava viva la libertà. Ero veramente un ragazzino, mi sembrava tutto un gioco meraviglioso, fantastico, e quindi non mi ricordo quasi, so che ero pieno di gioia e di entusiasmo. Spara Viet con questa giacca, Gianni! Sei bellissimo, sei elegantissimo, sei sbirluccicante! Niente sarà tuo, tutto questo è giornata data per fare una corsetta. Ciao, eccolo qui. Buon compleanno a Gianni Morandi e per questa grande festa. Senti, Gianni, che calore c'è qui nel nostro studio. Abbiamo chiamato una donna che ha condiviso insieme a lui gran parte di questi anni, Laura Efrikian. Eccoci qui. Dove mi metto? Di là, perfetto, guarda, eccoci qui. Eccoci. Allora. So che è molto complicato, no? Ma se tu dovessi descrivere Gianni a una persona che non lo conosce, che cosa diresti? Non esiste, però se dovesse esserci qualcuno che ancora non conosce Gianni. Beh, posso dire una cosa banalissima, ma che è una bella persona, che è una persona piena di vita e che ha sempre comunicato questa sua grande vitalità a tutti. Io comunque volevo dirti una cosa importante, perché lui oggi compie 75 anni e io fra pochi mesi ne compio 80. Complimenti! E che donna, ragazzi! E penso, e non solo ne compio 80, ma fra due giorni riparto per l'Africa, dove io vado due volte l'anno a svolgere dei lavori. E quindi mi pareva carino fare un po' un sunto, chiedere, dire a Gianni quanto sono stata felice di aver avuto come padre dei miei figli lui. Perché se è vero che io adesso posso muovermi tranquillamente, so che lui è sempre una grande forza per i ragazzi. Lui è stato anche severo, come sono stata severa io. Però io credo che Marco e Marianna siano cresciuti due ragazzi forti. Che bella dichiarazione che fa Laura. Guarda che vediamo questa foto bellissima proprio di loro. Senti, quando guardi appunto Marco e Marianna, no? Cosa trovi di Gianni in loro? Quali sono proprio le caratteristiche, sia fisiche che di carattere? Guarda, fisicamente mi sembra che sia Marianna quella che assomiglia un po' di più a Gianni. E anche come carattere. Marianna è forte, è vigorosa, ma veramente. Quando io sono caduta e mi sono rotta il metacarpo, vedi, c'è ancora i segni, ha preso in mano la situazione, mi ha portato a Bologna. Improvvisamente da madre mi sono sentita figlia di Marianna,
perché lei subito ha preso la situazione in mano. Marco è più simile a me, più, possiamo dire, magari un romantico nascosto, ecco. Però in qualche modo, no, ha fatto anche lui della musica la sua vita. Sì, ha fatto della musica la sua vita e anche del teatro, perché lui non è solo, io lo chiamo il musicattore. Certo. Lui recita e canta. Ed è molto timido, come era timido Gianni. Gianni era timidissimo quando l'ho conosciuto io, più di 50 anni fa. Era timido e era impacciato, però aveva questo sorriso, questi occhi. E poi la storia è storia, no? Eh sì, ma poi racconteremo come vi siete conosciuti, perché è molto divertente. Però io prima di tutto voglio farti vedere questo filmato, perché appunto c'è una tua amica che in realtà è un'amica di tutti noi, che in qualche modo, insomma, ha condiviso con Gianni proprio i primissimi anni di successo e che vuole anche lei fare gli auguri. Vediamo lì. La vedo lì. Ciao Lorella, ciao Alberto, buongiorno a tutto il pubblico in studio. Niente, io ci tenevo a fare i miei auguri a Gianni Morandi, a Gianni, Giannissimo. I suoi 75, ma non si vedono, non si sentono mai, sono così, è impercettibile il tutto. Che dirvi, noi siamo nati insieme artisticamente, abbiamo avuto una carriera folgorante, abbiamo avuto dei momenti di cedimento, ma abbiamo sempre rialzato la testa con grande dignità e abbiamo avuto, come si suol dire, dei passi avanti, passi indietro, come vuole la vita, però qualche volta anche di lato, e quelli sono stati determinanti. Niente, 75 e non sentirli, ragazzi miei, uno giovanissimo come Gianni, per carità, trovarcene. Auguri Gianni, happy birthday, mille di questi giorni. Potrebbe dire, senti chi parla, no? La meravigliosa Rita Pavone, anche lei, insomma, sempre un'eterna, sì, un'eterna ragazza. Con una carica vitale, anche lei è incredibile, saluto. Sempre. Ogni volta che entra in scena sembra che abbia 20 anni. No, insomma, loro effettivamente hanno condiviso molto, molto, molto. Giovani, proprio erano ragazzi alle prime armi, sì. E hanno vissuto, appunto, come diceva anche Rita, i momenti più alti e anche i momenti più difficili. So, fra l'altro, che tu stessa avevi un rapporto molto personale con Rita, no? È vero che le hai confidato, sì, un segreto? Perché quando abbiamo girato il film Rita la Zanzara, si girava in una villa qui di Roma e non c'erano camerini, a noi avevano dato una stanza nella foresteria, quindi avevamo questa camera da letto dove noi due ci spogliavamo, ci vestivamo con le divise, avevamo il bagno. E io logicamente friggevo dalla voglia di dirlo, perché era assolutamente un matrimonio segreto, perché non volevamo che la gente arrivasse in chiesa, facesse macelli. E allora però a chi lo dicevo, a chi lo raccontavo? E allora le ho detto, sai Rita, ti devo dire una cosa, sì, domani mi sposo. È rimasta bello, così, una confidenza. Non dirlo neanche a tua mamma. È una cosa segreta, segreta, segreta. E Rita ha mantenuto. Lei ha mantenuto il segreto. Sì, sì, sì. Intanto io ti ringrazio perché ci hai portato dal tuo album privato una serie di foto bellissime proprio di quel giorno. Senti, io voglio subito sapere come vi siete conosciuti, perché poi qui c'è tutto il mondo dei Musicarelli che io amo profondamente. Come è nato tutto? Laura. È nato dai Musicarelli. Io prima di lui ne avevo fatto uno con Bobby Solo, ma convinta veramente che non fosse un film di cassetta, ma insomma la mia storia di attrice era un'altra, io seguivo un'altra strada. Certo, era sicuramente più commerciale, diciamo. Sì, io venivo dalla Cittadella, ecco, voglio dire, e quindi avevo il percorso mio già ben definito. Quando mi chiama il produttore, dice, un napoletano verace, simpaticissimo, mi fa, Laura, tu devi venire qua perché dobbiamo parlare. E dico, ma che dobbiamo dirci, dottor Carbone? Dobbiamo parlare perché c'è un giovanotto che tu, non so se lo conosci, questo Gianni Morandi. Io dico, chi è? E lui dice, ma adesso sta in Giappone, però poi torna e tu farai un film con lui. Io?
un altro musicarello, ma non se ne parla nemmeno. E invece successe. E questo primo incontro com'è stato? Cioè, hai capito subito che stava per nascere qualcosa? No, di... io guarda, non ho capito subito. Ho capito subito che certamente mi trovavo di fronte a un fenomeno. Perché era tutto... Allora, aveva spallette corte e braccia lunghe e mani enormi. Poi aveva un sederone e gambe da calciatore. Era, io dicevo allora, sembra fatto con gli scarti di 3 o 4 corpi. Senti, vogliamo vedere un po' di scene galeotte appunto tratte dai musicarelli? Vediamo. Sì. Dedico questa canzone alla mia Carla. La leggenda della fontana si è avverata. Ci ha fatto ritrovare. No, non è stata la leggenda. È stato il nostro amore. Non son degno di te. Non ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava. Gianni! Carla! Io scelgo mia moglie e mio figlio. Non avessi più te. E amore fu. Poi io penso a tuo papà, no, che era direttore d'orchestra. Che ma chi questa? L'avrebbe detto che 50 anni dopo eravamo qui ancora a vedere il Musicarello? Non ci credevamo proprio. Io ho cominciato a crederci un po' di anni fa, di fronte alla insistenza e alla determinazione delle ammiratrici che quando vengono, perché magari io presento un libro, vengono e mi dicono: voi siete stati la coppia della nostra gioventù, tu sei l'emblema della giovinezza. E ogni volta questa cosa, noi abbiamo vissuto questo amore perché volevamo un amore così. Cristallizzato nel tempo. Cristallizzato. Bellissimo. Ed è rimasto lì. All'inizio io ero un po' seccata, poi a distanza di tanti anni, se tutto rimane ancora così, così cristallizzato, e la gente ancora ti dice, quando ti incontra, ti abbraccia, ti bacia, quanto mi hai fatto sognare. Tu pensi anche, ma forse avrei potuto fare un teatro meraviglioso, rovinarmi la vita in giro per l'Italia e non avrei mai avuto un successo, ma non solo di cassetta, proprio umano. È una vita così, quindi... certo, una vita così piena. Senti, abbiamo detto 75 anni di... come dire, di età, ma ho quasi 60 anni di carriera, e siccome ci ha regalato tante tante canzoni, ascoltiamone qualcuna insieme. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andavo a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, 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 blem. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, yeah. Ce ne sarebbero ancora chissà quante. Senti, siamo in chiusura, Laura. Che cosa auguri a Gianni per questi suoi 75 anni? Che continui così, finché ne ha voglia. Lui è come Aznavour, secondo me fino ai 90 e passa, starà sempre su un palcoscenico.
veramente, spero che continui a cantare e a portare tanta gioia alla gente. Ce lo auguriamo veramente tutti di cuore. Grazie, grazie a Laura Trichian e naturalmente buon compleanno Gianni Morandi. Buon compleanno. Grazie. Una brevissima pausa, vediamo subito.